Vedrai ora con più chiarezza che il triangolo è cerchio. Poniamo di costruire il triangolo ABC, di condurre la linea AB fino a che B venga in C, restando il punto A fermo. Non c'è dubbio che se la linea AB fosse infinita e se B avesse compiuto una rotazione completa, sì da ritornare al punto di partenza, avremmo costruito il cerchio massimo, di cui BC è una porzione. E poiché BC è porzione di un arco infinito, BC è una linea retta. Siccome ogni parte dell'infinito è infinita, BC non è minore dell'intero arco della circonferenza infinita. Perciò BC sarà non tanto una parte, ma la circonferenza nella sua perfetta completezza. Perciò necessariamente il triangolo ABC è il circolo massimo. E siccome la circonferenza BC è una linea retta, essa non è più grande della linea infinita AB, dato che non c'è niente di più grande dell'infinito. E non sono due linee, perché non ci possono essere due infiniti. Pertanto, la linea infinita, che è triangolo, è anche cerchio. Questo era il nostro proposito. Ora che la linea infinita sia sfera, si dimostra così. La linea AB è la circonferenza del cerchio massimo, anzi, essa è anche cerchio, come abbiamo dimostrato prima. E nel triangolo essa è condotta da B in C, come abbiamo detto poc'anzi. Ma BC è una linea infinita, come abbiamo dimostrato orora. Perciò AB ritorna in C su se stessa con un giro completo. E quando ciò avviene, si genera necessariamente una sfera che scaturisce da una tale rivoluzione del cerchio su se stesso. Poiché prima abbiamo dimostrato che ABC è cerchio, triangolo e linea, abbiamo ora provato che la linea è anche sfera. Questo è quanto ci eravamo proposti di trattare.